Sindaco Luigi Lucchi, di cosa si è discusso oggi in questo incontro sulla via Francigena? Si sta parlando del progetto Benvenuto Pellegrino, che è un progetto che unisce Berceto, Terenzo, Fornovo, Medesano, Noceto e Fidenza, che è impregnato sugli imprenditori turistici, anche sugli artigiani e sui nuovi mezzi di informazione, e quindi di dare modo a tutti i turisti d'Europa di conoscere le possibilità che ci possono essere in questi territori, di conoscere i negozi, di conoscere i prodotti, di conoscere tutte le potenzialità del territorio. È un progetto notevolmente innovativo, proprio perché usa degli strumenti dell'informatica, l'ultimo grido, che sono i più moderni in assoluto. È finanziato dalla Regione, noi ci ha aiutato anche il Comune di Fidenza, e quindi è un progetto importante che cambierà, a mio avviso, il volto di Berceto da paese di villeggiatura a paese turistico. Ecco, gli operatori turistici, economici comunque in generale, cosa devono fare? Quali lezioni devono trarre da questa conferenza? Devono essere operativi e mettere la loro vetrina su questi nuovi strumenti, che sono a disposizione gratuitamente da parte del comune insieme agli altri comuni del progetto, e quindi è come se costruissero la vetrina di un tempo, solo che è una vetrina a livello europeo, e quindi è bello far sapere ai prossimi viaggiatori, ai prossimi pellegrini, a coloro che arriveranno a Berceto, cosa possono trovare, e basta per loro un click sul proprio telefonino. L'amico Lucchi mi ha invitato a essere presente alla riunione che è stata organizzata con una serie di diversi operatori locali dei vari settori, del commercio di vicinato, dell'artigianato, ma anche gli operatori che si occupano di ospitalità, per presentare il progetto Benvenuto Pellegrino. Il progetto Benvenuto Pellegrino unisce 5 amministrazioni del territorio parmense, a partire da Berceto, Terenzo, Fornovo, Medesano, Noceto e Fidenza, la cui hanno una caratteristica fondamentale e importantissima in comune: si sviluppano lungo il tratto storico della via Francigena. Questa è la via Francigena è certamente per ognuno di questi comuni un tratto identitario fortissimo, sta oggi più che mai incrementando i propri numeri di attrattività sul territorio da parte di soggetti, perciò anche di turisti, specificatamente stranieri. L'obiettivo principale del progetto Benvenuto Pellegrino è quello di fare in modo che i territori dei comuni, perciò tutte anche le attività tradizionali di commercio di vicinato, di produzione di beni o servizi, le attività artigianali e gli operatori della ricettività, perciò della ricezione alberghiera, dagli hotel all'agriturismo, agli ostelli, possono beneficiare di questo transito, perciò trasformare quello che è una curiosità culturale di riscoperta di un tratto storico in una economia che possa essere economia reale dei vari territori. Oggi l'obiettivo è diffondere la conoscenza di questo progetto, perché poi bisognerà passare a una serie di azioni concrete che si tradurranno nella creazione di uno strumento moderno di comunicazione, come può essere oggi un'app, ma un'app non chiusa ma aperta, dove ogni poi territorio, e per territorio intendo tutti gli attori principali che ho citato prima, le amministrazioni pubbliche, gli operatori privati, le associazioni di categoria che li rappresentano, potranno arricchire e implementare con i contenuti che presentano, sono già presenti sul territorio, cioè non dobbiamo inventare nulla, si tratta semplicemente di mettere a sistema in maniera organica quello che è già presente sul territorio, le bellezze, le ricchezze, ma soprattutto l'accoglienza che da sempre contraddistingue ogni singola persona che abita in questi comuni. Gli operatori di Berceto, perché oggi siamo qua, fanno già nel loro piccolo tutte quelle azioni necessarie per la promozione del territorio, perciò quando accolgono una persona il sorriso, la gentilezza, la cortesia di mettere a disposizione un bicchiere d'acqua per chi ha sete, piuttosto che non mettere a disposizione le informazioni che sono un patrimonio enorme di conoscenza e che loro hanno essendo qua tutti i giorni.